Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Se voi state guardando questo vlog, significa che probabilmente avete scoperto questo vlog e avete in qualche modo scoperto il mio canale YouTube. La cosa interessante è proprio questa. Come avete scoperto il mio canale YouTube? Se volete rispondetemi nei commenti. Intanto noi cominciamo il vlog. Sigla! La piattaforma YouTube è un interessantissimo strumento per condividere le proprie idee con gli altri, per condividere i propri contenuti con gli altri, per mostrare di saper creare dei contenuti di qualità o dei contenuti senza qualità. Per carità, ci sono anche moltissimi video che sono registrati col telefonino solo per far ridere gli amici, ci sono dei video che sono semplicemente dei ricordi che vengono condivisi con qualche familiare lontano in una maniera molto più semplice che inviandogli il video, non so, dall'Italia all'Australia. Dice: guarda, ti carico il video, non so, del battesimo del bambino, così lo potete guardare in Australia. Insomma, sulla piattaforma ci sono tante piccole e grandi storie, ci sono delle persone che pubblicano dei contenuti su YouTube con una cadenza ordinata, con magari una certa qualità, con l'idea di intrattenere le persone. Cerco di fare nel mio piccolo qualcosa del genere anche io, di per sé. Ora, il problema di YouTube è che c'è tantissima roba, ma veramente tantissima. Ogni giorno, nell'arco di 24 ore, su YouTube viene caricata una sequenza di video che, guardati assieme uno dietro l'altro, fanno non so quanti centinaia di anni ogni singolo giorno. Quindi è facile immaginare che riuscire a trovare qualcosa in questo mare magnum non è certamente molto semplice. Per carità, ogni tanto riescono a saltare fuori delle chicche particolari, ma una delle cose che aiuta sicuramente tantissimo sono quegli youtuber che cercano di catalogare i contenuti e di parlare di chi cerca di mettere nei suoi contenuti un po' di cura, un po' di interesse, di condividere con gli altri qualcosa che sia piacevole da stare a guardare. In questo caso il canale di cui vi parlo oggi, come contenuto principale che realizza, realizza proprio questo: cercare di parlare degli altri youtuber, di mostrare delle persone presenti sulla piattaforma che mettono il loro impegno nel realizzare qualcosa di bello, di piacevole, di intrattenimento. Quando posso anche io cerco di fare la stessa cosa, ma la collego al mio format principale, che in fondo è sulla cultura generale. Naturalmente sto parlando di Miglio Shin e del suo canale Guida YouTube. Prima di continuare vi lascio il link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, iscrivetevi al suo canale, troverete moltissimi contenuti che presentano moltissimi youtuber veramente molto bravi, veramente molto meritevoli, e quindi scoprirete tantissimi youtuber che probabilmente non conoscevate già. In ogni video della playlist Guida YouTube lui ci parla di uno youtuber, ci presenta i suoi contenuti, ci spiega quali sono i contenuti che troveremo sul suo canale, ci spiega in che modo realizza i suoi contenuti, ci mostra alcuni spezzoni, ed è molto simpatico nel raccontare queste cose, che non sono una semplice lezioncina di una persona messa lì che parla, 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 parla. Sono molto interessanti e comunque molto ben curati, sono un modo, come ripeto, molto interessante di scoprire nuovi youtuber. Ora, per cominciare, infatti, voglio segnalarvi la presentazione di uno youtuber che segue anche questo canale sin dai suoi albori. È una persona molto simpatica e che ha un modo tutto particolare di realizzare dei montaggi. Io sto parlando di Acnectu, e il primo video che vi segnalo di Miglio Shin è la presentazione del canale di Acnectu. Lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, di nuovo iscrivetevi al canale di Miglio Shin, e se non lo conoscevate già, iscrivetevi anche al canale di Acnectu, perché è veramente molto bravo, molto simpatico e molto divertente. Ma il buon Miglio Shin non ci parla solamente di youtuber. Ci sono dei momenti nei quali riesce a creare dei siparietti comici veramente molto simpatici, e uno di questi siparietti che voglio presentarvi, che mi ha fatto ridere tantissimo, è Mago Cinzio risolve tutto. Ve lo lascio linkato anche quello sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, è un modo simpatico per staccare un po' dall'argomento di tutte le volte, e soprattutto è una forma di intrattenimento che trovo veramente molto divertente. Naturalmente, restando nell'ambito di YouTube,
capita che sul suo canale faccia dei vlog parlando anche di argomenti che sono legati un po' a questa piattaforma, e sicuramente voglio parlarvi di uno di questi vlog, in cui ci ha parlato con molta calma e con molta attenzione della piaga del freebooting. Ho trovato questo video veramente molto interessante, l'ho trovato un approfondimento molto utile, ma soprattutto l'ho trovato un modo veramente eccellente per presentare il fenomeno del freebooting a chi non è un esperto della piattaforma e non sa che cosa si cela dietro all'idea stessa del freebooting. Quindi l'ultimo video che vi segnalo di questo canale è «Nella mia testa, freebooting». Lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, se non sapete cos'è il freebooting, questo video vi aiuterà ad avere le idee un po' più chiare, e soprattutto, come ripeto, iscrivetevi al canale di Miglioshin, perché è molto bravo, è una persona che ci permette di scoprire tantissimi canali veramente molto interessanti. E torniamo quindi all'argomento del giorno, dal quale in realtà non ci siamo discosti poi di molto, perché la mia domanda è appunto: voi come fate a scoprire nuovi contenuti e nuovi youtuber? Leggete i commenti che vedete sotto i video, o guardate i video correlati, guardate i video consigliati, oppure utilizzate per esempio quei video tag che sono stati lanciati da alcuni grandi youtuber, come il progetto Xivions di Livio Marcone, o il progetto Unity del Dottor Vendetta, o magari della playlist Cosa Guardiamo, che era stata rilanciata da Daniele Dasenmatter, Yakamet ed Eli Sly Codri. Potrebbe essere anche quello un sistema interessante, oppure non lo so, magari facendo la ricerca su YouTube. La domanda è semplice: come fate a scoprire nuovi contenuti e nuovi youtuber? Ditemelo in un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene, miei cari ragazzi, io sono Grizzly, ho concluso questo vlog relativamente leggero. Come sempre vi ricordo, se sono riuscito a incuriosirvi o a farvi scoprire qualche nuovo canale, di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, in maniera tale che anche i vostri amici possano scoprire nuovi canali. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, e che in fondo è un valore aggiunto. Quanti altri canali possono dire di fare lo stesso? Inoltre, se vi iscrivete al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Prima di concludere vi ricordo che se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Questo è tutto, per cui come sempre grazie! Ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!